Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questo groovino in slap che hai appena ascoltato. Dove lo puoi trovare? Sul mio metodo ebook Easy Slap. Troverai nei link in descrizione le varie informazioni. Valli a cercare. È un metodo che parte praticamente da zero per impostare la tecnica dello slap. In particolare, questo è l'esercizio numero 11 e andiamo a lavorare tutto con il pollice. Per migliorare le ghost note, quindi il tocco anche con il pollice e qualcosetta sull'emeron. Allora partiamo. Praticamente noi abbiamo un Fa, poi ghost note sull'ipotetico Fa appena suonato, poi andiamo sul Sol e facciamo la stessa cosa. Qua stiamo ragionando tutto ad ottavi. Molti esercizi io li ho scritti appunto proprio in ottavi perché sono poi più facili da leggere e poi li si possono interpretare comunque al doppio della velocità, quindi diventerebbero poi dei sedicesimi. Quindi abbiamo Fa, Ghost, Sol, Ghost. Qua abbiamo un Si bemolle che va sul Do naturale in Emmeron. Cos'è l'emeron? Quando io colpisco una volta, quindi in questo caso con il pollice, thumb, e poi con la mano sinistra vado a suonare anche un'altra nota, vado ad aggiungere un'altra nota, a sostituire quella precedente. La corda sta vibrando sul Si bemolle, con il dito bene a martelletto, che può essere mignolo oppure l'anulare, vado a prendere. A scendere e prendere il Do senza ribattere con la mano destra. Questa cosa qua è poi molto utile perché mi fa suonare con la mano destra una nota, ma in realtà poi ne escono due, quindi più avanti ci saranno degli esercizi dove andiamo a mischiare queste tecniche per raggiungere delle velocità poi più alte. Quindi, una cosa che non ti ho detto prima, la ghost note come la suono? Allora, con la mano destra come se fosse una nota, come se fosse così, è la sinistra che deve andare a stoppare e non far uscire la nota. Quindi vado ad appoggiare le dita senza schiacciare. Cerco di tenere comunque sempre almeno due dita sopra, perché altrimenti in alcuni punti della tastiera c'è il rischio che escano degli armonici o comunque delle risonanze. Quindi fai attenzione a questa cosa, appoggia almeno due dita sopra e tieni in maniera da non essere né troppo leggero né troppo pesante. Andando avanti, quindi abbiamo Fa, Si bemolle. Ribattiamo un Do con il pollice, l'ultimo quarto da un quarto. Nella seconda battuta scendiamo di corda, quindi andiamo a Si bemolle, Ghost, Ghost, Mi bemolle che va sul Fa, quindi esattamente uguale una quarta sotto in pratica. Mi bemolle Fa, andiamo anche qua a fare il nostro Emmeron. Questa volta sarà un ottavo. Poi dobbiamo tornare giù sul nostro Fa grave e usiamo questa ghost note che io ho segnato su un ipotetico Do, perché io ho appena fatto Mi bemolle Fa sulla corda di Re. Devo ritornare qua, quindi ho una corda che non suono, ci metto la ghost note qua per poi tornare giù. Mi raccomando, quando suoni con il pollice, non cambiare l'angolazione quando vai a colpire altre corde. Quindi se sono qua, così, se vado giù, se vado ancora giù, così, non fare questo errore. Vedi perché andresti a sporcare il suono. Invece, il mio consiglio è quello sempre di tenere la stessa angolazione del pollice rispetto alla corda quando vado a cambiare corda. Poi c'è chi fa anche in altri modi, però io lo consiglio così. Quindi proviamo a suonare l'esercizio insieme piano piano.
compartimento, mettiti delle basi di batteria sotto, inizia a partire a velocità molto basse, poi aumentale e spero che questo video ti sia stato utile in qualche modo. Vai a dare un'occhiata ai miei lavori sul mio sito, ci sono anche altri ebook per bassisti, tecniche slap, double thumb, si lavora sul blues, incastro, basso, batteria, timing, ci sono veramente molti metodi a dei prezzi veramente bassissimi, tipo 10 euro. Ci vediamo al prossimo video, grazie ancora e ciao, a presto.